Nuovo appuntamento con il fatto di Marcotti, analisi e opinioni senza filtri. E allora saluto subito Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro, che sarà con me naturalmente per questa puntata. Giancarlo, ben trovato. Salve a tutti, naturalmente, e un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie per essere ancora qua con voi, insomma. L'obiettivo è quello appunto di analizzare un po' tutti gli scenari economici e politici che vanno a braccetto. Andiamo a vedere quali sono gli spunti della puntata. Chiedo come sempre alla regia di seguirmi. Ecco qui il primo, naturalmente più prettamente finanziario. Cerchiamo di capire se i mercati, visto che poi di fatto siamo nel mese più caldo dell'anno a livello meteorologico e non solo, più caldo nel senso che è un mese, quello di agosto, in cui si possono verificare delle variazioni anche in base al numero di volumi, anzi all'entità dei volumi, no? Degli scambi proprio sulle borse, perché è un mese in cui molti, molti operatori vanno in vacanza e arrestano insomma le loro operazioni, ma cercheremo di capire cosa attenderci da questo agosto 2022. Respiro calma apparente, visto che negli ultimi giorni i mercati hanno comunque portato a termine delle performance positive. Per esempio il Dow Jones ha archiviato la settimana scorsa proprio con la migliore performance da qualche mese, e poi andiamo avanti e andiamo a vedere come sta andando la campagna elettorale. Quindi ci sposteremo più sul discorso politico, una campagna elettorale così anche in modo provocatorio, come abbiamo scritto, tra promesse e veleni. Promesse, insomma, è normale che ci siano quando i partiti si rivolgono agli elettori, e veleni perché è il momento delle strategie in cui si pensa, no, con chi deve stare chi. Ma insomma, ci sono un po' di rimescolamenti di carte, a partire proprio da politici che hanno abbandonato dei partiti di riferimento, magari proprio anche da dopo anni e anni, e sono andati a confluire in altri, e scelte che dall'elettorato sono considerate anche un po' discutibili. Allora, Giancarlo, mettiamo un po' insieme tutto. Ti chiedo, per quanto riguarda i scenari economici e politici, che cosa ci dobbiamo aspettare un po' da questo mese di agosto 2022? Ebbè, in effetti luglio è stato un mese abbastanza particolare, sia a livello italiano, vabbè, abbiamo avuto le dimissioni di Draghi, insomma, la fissazione della data delle elezioni, eccetera, ma sia anche a livello internazionale. Si è parlato un po' di meno delle questioni geopolitiche. E si è parlato un po' di più, si è tornati a parlare di economia, perché sta succedendo qualche cosa di strano, oppure è già successo qualche cosa che forse non ci aspettavamo, o forse sì, adesso naturalmente ognuno aveva le sue previsioni, però insomma, soprattutto sulla borsa americana si sono visti dei movimenti abbastanza bruschi, insomma, e un po' imprevedibili sotto certi punti di vista. Esatto. Insomma, che forse non avevamo neanche considerato, visto come, così ci riagganciamo un po' al bilancio che abbiamo fatto del primo semestre, appunto, visto come sono andati i primi 6 mesi dell'anno, giusto, Giancarlo? Esattamente, cioè qua è successo questo, in pratica adesso prendendo i due principali indici americani, prendo il Dow Jones e il Nasdaq 100. Sì. Il Dow Jones a giugno passa da 33.000 punti a 30.000 punti, cioè perde il 10% all'incirca, e poi adesso li ha recuperati proprio venerdì scorso da 30.000, era ritornato a 33.000, poi ha chiuso 32.800, insomma poco distante. Quindi già questa è una cosa. La stessa cosa è accaduta col Nasdaq, che da 13.000 punti era sceso a 11.000 punti e adesso lo ritroviamo ancora a 13.000 punti. Quindi questo mese di luglio che cosa è accaduto? È accaduto che sono arrivate brutte notizie, cioè lo so che agli spettatori forse fa un po' specie, ma come stai dicendo che le borse sono riprese nel mese di luglio e il motivo è che sono arrivate brutte notizie? Tu lo sai perfettamente, Manuela, la borsa funziona anche così. Arrivando brutte notizie dal punto di vista economico, è chiaro che il mercato ha pensato che questo aumento dei tassi potesse rallentare, se non addirittura fermarsi. Proprio Certo. perché
lo spettro della recessione negli Stati Uniti poteva diventare una cosa un po' diversa dallo spettro, ma realtà, insomma. Certo, assolutamente. Quindi... No, visto che stavamo ribadendo un po' anche quello che è successo nel primo semestre, poi ti ridò la parola anche per capire, perché poi voglio porti la domanda che vediamo in sovrimpressione. Proprio diamo dei numeri, tu ne hai già riportato qualcuno. Tra le borse europee, quella di Milano è stata la peggiore nei primi 6 mesi, ma anche le altre, insomma, hanno riportato performance negative, tipo il CAC di Parigi ha perso circa il 17%, Francoforte oltre il 19%, il FTSE 100 di Londra è quello che ha limitato un po' le perdite, ma comunque ha chiuso il primo semestre con un meno 3. In America, appunto, il Nasdaq si lascia alle spalle una performance negativa di oltre il 29% e l'S&P 500, che sappiamo, insomma, il faro dei mercati azionari, raggruppa le più importanti società quotate, ha riportato un calo di oltre il 20%. Di questo ne abbiamo parlato molto, insomma, quindi ha chiuso proprio il semestre in modo negativo. Adesso, appunto, ti ridò la parola su quanto stavi dicendo anche tu, Giancarlo, ma cosa sta accadendo? Dobbiamo considerare un rimbalzo fisiologico dovuto anche al mese di agosto, in cui magari ci sono meno operazioni, no? Appunto, e quindi gli investitori vanno anche un po' in vacanza, magari ancora di più in questo agosto. Dobbiamo considerarlo un cambio di passo dei mercati o calma apparente, se vogliamo proprio buttarla più in varie riflessioni, ecco. No, la domanda, tra l'altro, io alcuni giorni fa, un paio di settimane fa, così l'avevo anche posta, avevo postato un video che aveva proprio questa domanda, cioè rimbalzo o cambio di tendenza, perché appunto dopo aver raggiunto certi livelli, ripeto, i 30.000 punti per il Dow Jones e gli 11.000 punti per il Nasdaq 100, il mercato aveva rimbalzato, però in quel momento, come al solito, insomma, come è giusto che sia, un operatore lo vede come un rimbalzo, non lo vede come un cambiamento di tendenza. Per essere un cambiamento di tendenza, la cosa deve proseguire, ed è proseguita fino ad oggi, diciamo. Quindi tutto il mese di luglio è stato un mese, a questo punto è questo diciamo la domanda che dobbiamo porci, cioè è davvero un cambiamento di tendenza, ma è un cambiamento di tendenza dovuto a delle questioni non proprio positive. Faccio ancora un altro esempio, sì. E sono risaliti in maniera direi anche abbastanza consistente il mercato obbligazionario nei paesi emergenti. Questo è un altro aspetto da tenere presente. Significa che si ritiene che i tassi non arriveranno a certi livelli, cioè che la Federal Reserve cambierà la sua politica monetaria, che sembrava appunto ferrea contro l'inflazione. Cioè adesso bisogna naturalmente vedere l'inflazione a che livelli sarà, però diciamo che è cambiato così il nemico, non è più l'inflazione, il nemico comincia a essere la possibile recessione. Certo, anche se Powell e Biden non ci credono a questa recessione, poi ovviamente dovranno misurarsi con i prossimi dati, come hai detto giustamente tu, no? Allora, stamattina ho sentito anche nominato anche Andrea prima. Stamattina i dati che sono arrivati dalla Cina sono tutt'altro che positivi. Assolutamente, sono un po' deludenti, insomma, anche i PMI europei sono deludenti. Peraltro attendiamo i dati sul mercato del lavoro, ecco, che sono quelli con cui si misura maggiormente Powell, almeno, insomma, durante le sue conferenze stampa punta molto, cioè si concentra molto su quelli, no? Però appunto... in Cina in particolare attenzione al mercato immobiliare, cioè lì la bolla immobiliare, ti ricordi tempo fa quando è saltata fuori la questione Evergrande, sembrava che dovesse scoppiare tutto, poi è stato messo a tacere, ma i 300 miliardi di debiti sono 300 miliardi, non sono noccioline. Quindi
Io ritengo che Powell si trovi in una situazione complicata, cioè deve far fronte a problemi diversi che richiedono politiche diverse. Cioè l'inflazione richiede di alzare i tassi, la recessione richiede di diminuire i tassi. Di conseguenza, cioè per un banchiere centrale non è facile prendere una decisione. Poi il banchiere centrale, permettimelo Manuela, ma deve sempre tranquillizzare, perché se è lui a gettare benzina sul fuoco, viva Dio, siamo Certo. proprio messi male. Quindi che Powell cerchi di tranquillizzare è nel suo ruolo, diciamo. Assolutamente sì. Ma molte volte, insomma, agli investitori, per un paradosso che si comprende solo quando si entra nelle dinamiche di borsa, gli investitori appunto possono essere rassicurati quando ci sono delle cattive notizie, proprio perché poi magari l'intervento delle banche centrali, diventa più accomodante, no? Cioè, come si suol dire, le cattive notizie in borsa sono buone notizie, poi è ovvio che le buone notizie sono quelle che arrivano quando l'economia va in un certo modo, non certo quando i dati sono negativi, però da quel punto di vista questo è un paradosso che conosciamo tutti. Senti, visto che tra poco, tra un attimino ancora, parleremo un po' della campagna elettorale italiana, anche parallelamente a quello che il governo in carica adesso, prima che arrivi quello nuovo, deve portare avanti, cioè questa è la settimana del decreto legge aiuti bis, cioè con il quale insomma si mettono in campo misure per aiutare gli italiani in difficoltà in questo momento di prezzi alti, eccetera, eccetera. Volevo farti commentare i dati Istat sulla disoccupazione. Allora, la disoccupazione è stabile, anzi, leggermente in calo, siamo scesi all'8,1% dall'8,2% e gli analisti avevano previsto questo leggero miglioramento. Però, insomma, in questo momento io sto leggendo un po' dei titoloni che ci dicono che la disoccupazione non è mai stata così bassa dal 1977, che probabilmente a livello numerico e statistico è vero, cioè perché ovviamente i numeri sono numeri. Però mi chiedo, Giancarlo, appunto tuo commento, ma la riflessione è perché, insomma, è ben diversa, cioè quello che ci arriva dai dati Istat è ben diverso dalla sensazione, dal sentiment, da quello che effettivamente succede tutti i giorni, in cui comunque c'è questo allarme sul mercato del lavoro italiano che è sempre molto precario e non dà garanzie, insomma, a molti lavoratori, soprattutto i più giovani, insomma, lo sappiamo. Ecco, questo scollamento, usiamo questa parola che in economia si utilizza molto. Emanuela, il problema della disoccupazione, dei dati sulla disoccupazione è un problema annoso. Allora, la motivazione c'è, ed è questa, che una volta noi calcolavamo i dati della disoccupazione in una certa maniera, cioè era disoccupato chi non aveva lavorato per un certo periodo di tempo. Poi dopo abbiamo cambiato il metodo di calcolo, cioè bastava aver fatto qualche ora di Esatto. lavoro nella settimana per essere considerato occupato. E questo già ha cambiato i numeri, ovviamente, no? I raffronti con il passato erano già insomma, non reali. Poi c'è la questione Quindi della. insomma già è sbagliato dire mai così bassa dal 1977 perché Assolutamente, c'erano altri metodi. Perfetto, no, questo è interessante, ok. è assolutamente così. Ma poi c'è un altro aspetto, che è la questione famosa degli inoccupati, di coloro che non ricercano lavoro, perché dopo averlo ricercato e aver sentito, insomma, aver negato, insomma. Ogni loro richiesta hanno perso la fiducia e quindi in quel caso non li consideriamo più disoccupati perché non cercano lavoro. Anche questo ovviamente fa una cosa. E l'ultima cosa che Cioè, ancora peggio purtroppo se non fa. si cerca più lavoro, perdonatemi, no? Perché poi magari c'è chi non lo cerca più perché vive di rendita e decide di prendersi dei periodi sabbatici, ma c'è anche chi non cerca più perché è deluso e si lascia, cioè, preferisce piuttosto prendere il sussidio di disoccupazione o reddito di cittadinanza. Ora, molto, molto semplificando, però così è. Bene, poi.
È così, è così, Esatto. perfettamente. E poi come ultima cosa, anche quella purtroppo per l'Italia, non si tiene conto di tanti italiani che vanno all'estero a lavorare, quindi non, se prima erano disoccupati e hanno trovato lavoro all'estero, non rientrano più tra i disoccupati perché non cercano più lavoro in Italia. Quindi tutti questi fattori fanno sì che il tasso di disoccupazione che l'Istat registra rispetto a quello che noi diciamo, possiamo constatare di persona è un tasso diciamo, un po' manipolato, non lo so come dire, ma insomma, Ma non diciamo che poi, voglio no, no, parlare guarda, male dell'Istat, sai. no, diciamo così, Giancarlo, guarda, perché poi sono dati di fatto, diciamo che c'è qualcosa che non va nella rilevazione, proprio perché non tiene conto di tutti questi fattori. Poi già, come hai ricordato tu, viene considerato un occupato una persona che lavora un'ora alla settimana, ma non è, io lo dico sempre, proprio questo è banale, non è avere un lavoro, lavorare un'ora alla settimana, no? Il lavoro è un'altra cosa. Poi se vogliamo dire che il lavoro oggi è questo, diciamolo, ma insomma, però non è qualcosa di dignitoso e soprattutto non permette di vivere, lavorare una volta a settimana, quindi non ha l'ufficialità del caso. Quindi al di là della manipolazione o meno, questo non lo possiamo sapere noi. Va bene, Giancarlo, ci tenevo perché insomma, visto che sono dati importanti e che ci rimandano alla fotografia dell'Italia, insomma, sembra quasi che tutti i problemi siano passati sul lavoro, ma non è proprio così. Allora, andiamo all'altro titolo, elezioni campagna elettorale tra promesse e veleni. Ti chiedo cosa ne pensi di questa campagna elettorale che sarà, insomma, ci terrà compagnia tutta l'estate per forza di cose. Che idea ci siamo fatti fino a questo momento, considerando che il governo deve portare a termine dei provvedimenti importanti per l'Italia? Ma guarda Manuela, io, cioè, lo sapevamo tutti che era passata la legge che riduceva i parlamentari, però forse un po' tutti noi abbiamo sottovalutato le ripercussioni che ci sarebbero state, perché il taglio dei parlamentari è un bel Ah taglione, cioè sì? passa da 940, 945 a 600, quindi un terzo. Questo vuol dire che un partito che anche prende la stessa percentuale della volta scorsa ha un terzo dei parlamentari in meno. E non parliamo dei partiti che prenderanno meno voti rispetto alla scorsa tornata elettorale. Questo ovviamente fa sì che la lotta per accaparrarsi i posti, poi sai che la nostra legge elettorale prevede questi listini bloccati, che quindi, insomma, Certo. e questo sta creando veramente un bel caos all'interno anche dei grandi partiti. Forse l'unico che sta un po' fuori, ma perché si prevede un incremento enorme dei suoi voti, è Fratelli d'Italia, no? Che aveva preso nel 2018 poco più del 3%, adesso è valutato oltre il 20%, quindi Insomma, Fratelli sì, d'Italia ha. secondo le valutazioni e i sondaggi è il primo partito del centrodestra. Esatto, quindi è l'unico, diciamo, che è un po' anomalo, ma tutti gli altri partiti, compreso il PD, compresa la Lega, non parliamo poi del Movimento 5 Stelle, che vedranno drasticamente diminuire i loro parlamentari, è chiaro che in questo momento c'è veramente una battaglia. Poi dopo, come al solito in politica, si riuscirà magari a trovare anche una quadra, però vedo nel centro-sinistra i vari Calenda, Renzi, eccetera, che sgomitano perché chiaramente vogliono un posto al sole, diciamo. Quindi è una situazione, quella della riduzione dei parlamentari, che insomma fa sì che la politica in Italia è diventata ancora più rovente rispetto al passato. Poi ci sono questi nuovi partiti, diciamo, alternativi, che chiaramente potrebbero anche entrare in Parlamento, cioè superare la soglia di sbarramento, e quindi un certo numero
di deputati e di senatori, potrebbe andare anche a partiti che fino ad oggi non erano rappresentati. Quindi insomma una situazione veramente che per questi sì. 2 mesi terrà banco lì. Un po' poi come un Tetris, no? Nel senso che anche gli elettori devono capire peraltro appunto quali partiti nuovi ci sono, quali anche referenti, no? Perché è vero che per le politiche si vota il partito, però appunto sono cambiati molti volti e personaggi storici, cioè vabbè, ovviamente mi riferisco a quelli più noti di Forza Italia, Brunetta, Gelmini, Carfagna, che hanno deciso di lasciare il partito di Berlusconi, magari bisogna capire cosa fanno, dove vanno, insomma c'è tutto un rimescolamento delle carte, come hai detto tu, il Movimento 5 Stelle che insomma oltre ad aver cambiato i suoi numeri cambia proprio pelle, no? Questa volta ci si deve confrontare con Conte, che comunque è sempre stata una figura abbastanza insomma discussa, no? Proprio perché è stato presidente del Consiglio in un periodo storico molto complicato, il centrodestra che vede Fratelli d'Italia aver modificato totalmente il gradimento da parte dell'elettorato. Insomma, veramente abbiamo una situazione politica che solo apparentemente è uguale, ma è cambiata profondamente, Giancarlo. Assolutamente, ripeto, e poi questo taglio dei parlamentari è una cosa che crea insomma delle frizioni anche all'interno dei vari partiti, non solo tra i diversi partiti, ma anche all'interno dei vari partiti, quindi chiamiamole le correnti. Poi c'è la questione che abbiamo una legge elettorale, secondo me neanche bruttissima. Io sono per le preferenze, quindi i listini bloccati non è che mi piacciono molto, però l'ho detto, invece per le politiche vi si vota il partito, insomma poi il listino è deciso dal partito stesso, insomma con i nomi delle persone, è vero? Sì, vabbè, però insomma io trovo giusto che ci sia all'incirca una parte maggioritaria e una parte proporzionale, perché altrimenti se fosse tutto maggioritario è chiaro che escluderemmo nuovi partiti, mentre così anche dei nuovi partiti possono affacciarsi e non solo i grandi partiti. Però certo che anche questo aspetto, cioè l'aspetto maggioritario e l'aspetto proporzionale, fa sì che ci siano appunto dei collegi blindati e dei collegi invece in cui non ci vuole andare nessuno perché sanno di perdere in quel collegio lì. Quindi anche questo creerà ulteriore, ripeto, frizione all'interno dei partiti, perché ripeto, ne avremo 600 tra Camera e Senato e non 945. Certo. Quindi certo. Questo. Va bene, però sì. C'è, ecco, l'ultima cosa, obiettivamente la scelta di Mattarella di andare a votare il prima possibile, cioè il 25 di settembre, che aveva come giustificazione il fatto che prima si vota, prima si fa un governo e più tempo ha il prossimo governo per fare la finanziaria, e quindi cioè, tutte cose diciamo accettabili, però ha fatto sì che per i partiti nuovi, cioè quelli che sono costretti a raccogliere delle firme per ogni collegio, i tempi sono stretti. Sì, sì, ma infatti era il primo dubbio, no, che anche avevamo messo sul tavolo io stessa. Forse l'avevo chiesto proprio a te, ho detto ma non è, cioè, politicamente parlando se non fosse meglio aspettare, proprio perché poi la campagna elettorale diventa veramente un flash, se ti ricordi ne avevamo parlato, no? Quindi sicuramente e le fasi precedenti, quelle più pratiche che un partito deve fare per poi presentare le liste eccetera eccetera, anche solo lo vediamo tutti i giochi di alleanze tra i vari partiti in questo momento, figuriamoci se tutto è cambiato, anche come sia difficile, no, per i partiti stessi riuscire a capire quali sono
quelli che possono andare d'accordo. Insomma, è tutto. E peraltro arriviamo anche da anni molto complicati dai fattori esterni, tipo Covid, eccetera. Vabbè, diciamo che non ci annoieremo questo agosto, sicuramente non sarà un mese proprio rilassante, noi staremo a vedere per poi, speriamo, avere un'idea ben precisa a settembre. Giancarlo, grazie. Finanza in Chiaro come sempre in pole position per analizzare tutto quanto insieme a te anche al di fuori delle fonti TV. Grazie per la collaborazione. Noi ci sentiamo la prossima settimana sempre con il fatto di Marcotti. Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie a Giancarlo Marcotti e allora con questo ci salutiamo naturalmente solo per questa parte di live, ma il palinsesto continua, seguiteci anche sui social, sul nostro canale YouTube. Vi ringrazio per essere stati con noi e per qualsiasi cosa. Siamo qui, buon proseguimento di giornata sulle fonti TV.